Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Capita spesso di sentir dire che una volta sì che le cose andavano meglio, il mondo non era poi messo così male, la gente era povera ma andava d'amore d'accordo. Non dobbiamo prestare troppo credito. Cose brutte ed esperienze amare ce ne furono anche in passato. Ma ammettiamo pure che oggi certe situazioni siano diventate più problematiche. Non mancano i momenti duri nella vita personale, familiare, nel cammino della società tutta intera. Esperienze di nebbia, oscurità, disorientamento. La Bibbia adopera una parola sola: deserto. È come trovarsi nel deserto. Non ci sono strade nel deserto, solo sentieri da capre, mancanza d'acqua e di tutti i comfort della vita sedentaria. Eppure lì fu condotto Gesù, e lì per 40 giorni fu tentato dal diavolo. Su che cosa esattamente? Il tentatore fa appello alla sua identità. Se tu sei figlio di Dio, come a dire, questo ti dà diritto di fare tutto quello che vuoi. Dio è tuo padre. Se non ti prende al volo quando ti lanci dall'alto del tempio, o se ti lascia morire di fame nel deserto, che padre è? Qui non è in causa solo Gesù. Qui è in gioco anche la nostra fede. Proprio come credenti a volte ci sentiamo gettare addosso interrogativi atroci e lancinanti, del tipo: perché Dio non risolve in un batter d'occhio il problema della fame del mondo, della miseria dei poveri? Perché non elimina la corruzione? Perché non interviene a guarirci da certe malattie, visto che è padre e noi siamo suoi figli? Ebbene, c'è un particolare cui fare attenzione. Gesù fu condotto in quel deserto dallo Spirito Santo e non l'ha portato là per poi abbandonarlo a se stesso. Gli ha fatto compagnia, l'ha sostenuto fuori e fuori. Infatti si potrà dire che nel deserto mancano tante cose, ma non lo Spirito di Dio, che sostiene e dà vigore. E se è così, allora dal deserto si può tornare temprati, più forti, più sicuri di sé. Non guardiamo pertanto a questo mondo d'oggi con sguardo diffidente o rassegnato. È la provvidenza che ci ha posti a vivere in quest'epoca, di questi tempi. E proprio come fu per Gesù, è ancora lo Spirito di Dio che ci sostiene. Questo però implica che si dia per davvero il primo posto a Dio, nel senso di ascoltare con amorosa attenzione la sua parola, così che quando poi c'è da prendere decisioni, esprimere pareri, passare al pratico, sono i criteri suoi a orientarci, non le nostre visuali personali. Allora sì, anche il deserto può diventare fecondo, e se ne può uscire migliori di come ci si era entrati. Buona Quaresima. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.